Restituire dignità a prestigioso luogo di culto. Con questo spirito, il Comitato Festeggiamenti Madonna della Libera anno 2018 ha provveduto a installare una spettacolare illuminazione sulla facciata del santuario. È l'ultimissimo atto compiuto dal Comitato, presieduto da Ennio Bellucci, che assieme alla mastra Rosanna Di Loreto ha voluto lasciare segno sull'edificio che rappresenta l'identità della comunità pratolana. Laddove ce ne fosse stata la possibilità, sono ultra felice di aver mantenuto insieme a tutti gli altri componenti il comitato e le cercatrici con la mastra in testa, di aver mantenuto fede alla parola data un anno fa, se ce ne fosse stata la possibilità, e mi pare che questa possibilità ci sia, è tangibile e concreta, e pare che ci sono degli apprezzamenti. Mi auguro che sia solo il preambolo alla riapertura più grande e importante del santuario stesso, e che accolga, oltre alla Vergine che tornerà nel suo habitat naturale, ecco, accolga i fedeli raccolti in preghiera a onorare e venerare. Un gesto apprezzato anche dal parroco, padre Renato Frappi. Certo, è un segnale di speranza, è stato fatto anche apposta così per prepararci alla riapertura che avverrà, spero, in marzo, aprile, insomma, prima di Pasqua, certamente. Ma questa illuminazione colorata che cambia così, vuole essere per tutti i pratolani un segno veramente di speranza e di riapertura, appena possibile del santuario. E quanto ha detto il sacerdote, mentre nella piazza principale del paese tutti si mettono con il naso all'insù per ammirare il gioco di luci sulla facciata del santuario, che torna a splendere in attesa della riapertura a culto.